Grande fratello, crisi tra Federico e Vittorio, arrivano le confidenze a Maddaloni. Proseguono i drammi tra i due modelli, che pian piano si stanno allontanando. Ma le confessioni con Marco Maddaloni sembra stiano aiutando Federico ad andare avanti. Tutto è cominciato quando circa 3 settimane fa, Federico Massaro ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello. Subito dopo aver varcato la porta rossa, il modello ha legato in maniera particolare con Vittorio Menozzi che, invece, è nella casa sin da settembre, e salvo una ritrovata amicizia con la controversa Beatrice, non aveva mai trovato qualcuno con cui legare e che lo capisse. Vittorio ha trovato velocemente nel collega un punto di riferimento, tanto da far nascere un'amicizia senza precedenti, che a tratti assumeva dei toni quasi romantici. I fan hanno notato questo aspetto, e felicissimi hanno subito creato la ship tra loro due, i Vittorico. C'è addirittura chi crede seriamente che tra i due possa nascondersi qualcosa in più di una semplice amicizia, nonostante entrambi abbiano palesato solo il loro interesse per le donne. Ma dopo tante parole di affetto e dichiarazioni di amicizia e stima reciproca, qualcosa negli ultimi giorni si è rotto. La delusione di Federico. Il cambiamento è avvenuto durante le feste. Dopo Natale, infatti, Vittorio si è improvvisamente allontanato da Federico, senza un'apparente spiegazione. Negli ultimi giorni, Menozzi passa infatti la maggior parte del suo tempo con Beatrice Luzzi, con la quale ha un rapporto talvolta strano e ambiguo. Ma non solo. L'ingegnere è stato visto chiacchierare anche con altri compagni della casa, tranne che con colui che era diventato la sua spalla nel gioco, ovvero Federico. Massaro durante un momento di sconforto ha chiesto un consiglio a Marco Maddaloni, che ha cercato di consolarlo, tu non devi andare in crisi come sto vedendo. Magari adesso passa un po' meno tempo con te, ma non c'è nulla di strano. Lui magari ti ha dato 100 subito e poi è andato un po' a scalare. Mica però per questo non ti vuole bene o non ci tiene. Lui è fatto così, ha delle giornate che non lo vedi e non lo senti, è affranto e immerso nei suoi pensieri. Poi delle volte Beam è spumeggiante. Non far girare la tua giornata e la tua vita intorno all'umore di un altro. Tu devi essere Federico, che gestisce le sue giornate in autonomia. Prendi questa esperienza come deve essere presa. Puoi essere eliminato anche domani, ma è un gioco. Di sicuro non pensare che Vitto non ti voglia più intorno. La verità di Vittorio. La cosa strana è che anche lo stesso Vittorio ha sentito l'esigenza di confidarsi con Maddaloni, rivelando alcuni problemi e dubbi che lo tormentano. Sì, sono un po' pensieroso in questi giorni. Sai, non è che io ho i miei momenti. Io magari domani mi sveglio e sono un'altra persona. So che certe situazioni potrei anche evitarle. Ci sono tanti lati di me che voglio iniziare a buttare fuori e proporre. Vorrei mostrare tutto. Sai quando non è facile buttare fuori, il mio adesso è un momento autocritico. Ovviamente, come sempre il modello ha mantenuto dei toni molto criptici, non chiarendo quali sarebbero queste parti di sé che continua a non voler mostrare in casa.